Ciao a tutti da vostro Skibam. Oggi, come promesso, vi parlo di Mauro Anghilante, del suo metodo applicato su uno sciatore di livello 5. Nel video precedente vi ho parlato un po' della mia esperienza con Mauro Anghilante, 5 giorni che abbiamo passato insieme. Mi ha illustrato gran parte del suo metodo, della sua progressione didattica per imparare a sciare. Vi lascio il link in descrizione se non l'avete visto e avete voglia di guardarlo. Sono riuscito a tornare ad agosto insieme ad Andrea, ragazza che pattina con me, lo conoscerete perché ho fatto alcuni video riguardanti il pattinaggio con lui come protagonista. Ebbene, siamo tornati alle Desalpes 5 giorni ad agosto insieme in ghiacciaio. Bellissima esperienza, c'era pochissima gente, quest'anno è veramente stato spettacolare andare in ghiacciaio. Tra l'altro, le Desalpes è un posto che mi è piaciuto molto, non c'ero mai stato. Un gran bel ghiacciaio, un gran bel paese, magari ne parlerò in altri video. Comunque, insomma, in questi 5 giorni l'ho allenato ovviamente con i miei metodi, diciamo incorporando gli esercizi che ho imparato con Mauro nei miei metodi. Devo dire che gli esercizi di Mauro mi sono piaciuti praticamente tutti, quindi li ho utilizzati praticamente tutti. Ora non mi chiedete di farvi vedere gli esercizi in primo, perché ogni esercizio richiederebbe, per essere spiegato un minimo decentemente, almeno un video di un quarto d'ora. Secondo, perché comunque difficilmente possono essere applicati senza avere un feedback immediato, quindi dovete avere un maestro che vi segue e non, ultimo ma non ultimo, non mi sembrerebbe neanche giusto nei suoi confronti. Ciò nonostante, ovviamente, vi voglio dare con questo video delle informazioni utili di carattere generale e ve le do immediatamente. Vi voglio parlare nello specifico di come uno sciatore di livello 5, come può essere Andrea e come sarete molti di voi, immagino, è il famoso famigerato limbo del vecchio livello argento, nel quale sono intruppati la stragrande maggioranza degli sciatori e che non riescono a uscirne. Non solo per motivi tecnici, ma anche per motivi tattici. Bene, allora andiamo a vedere come scia Andrea. Come ho detto in precedenza, livello 5, sa già fare carving, sa già portare gli sci sugli spigoli, tira anche delle belle pieghe. Quello che non riesce a fare Andrea è caricare lo sci, cioè riuscire ad aumentare il carico durante la fase di curva. Questo cosa comporta? Che lo sci non si deforma e quindi disegna un arco di curva piuttosto ampio. Andrea, non riuscendo a deformare lo sci, non riesce a chiudere l'arco di curva. In effetti, cosa vediamo? Che quando la fase di curva è breve, lo sci non cambia tanto direzione. Quando invece lo sci cambia direzione, la fase di curva è molto lunga. Okay? Perché? Perché lui ha i piedi in un raggio 16, non riesce a fargli fare meno di 16 metri di raggio. Adesso la butto lì, magari non sono 16, possono essere un po' di più, un po' di meno. Ma comunque, col suo sci, in fase di curva, bisognerebbe riuscire a disegnare delle virgole molto più piccole. Vi faccio vedere, per esempio, io sui suoi sci. Lui ha un bello sci, mi è piaciuto molto, un Folk 74, un Folk Deacon 74, raggio 16, lunghezza 174, giù di lì, non mi ricordo esattamente la lunghezza in centimetri. Comunque vedete che io riesco a fare delle curve quasi da slalom, riesco a chiuderle molto di più e quindi ad avere una sciata molto più dinamica della sua, con molto più cambio di direzione. Perché? Perché io riesco a caricare di più lo sci, mantenendo comunque il vincolo, mantenendo il carving, quindi lo sci si deforma e da raggio 16 diventa per esempio raggio 13 o 12. Ok, questo è quello che deve andare a cercare Andrea, aumentare il carico sullo sci per riuscire a deformarlo. Ora proviamo a vedere la cosa anche da un altro punto di vista, dal punto di vista della dinamica della curva. La curva è divisa in due fasi, una fase dove ci sono le forze e una fase dove le forze vengono molto meno. Chiamiamola fase di carico e fase di float. Se voi guardate gli atleti di alto livello, curvano in uno spazio molto breve e poi per gran parte della curva vanno dritti, danno profondità verso la curva successiva e danno proprio l'impressione di galleggiare. In quella fase le forze in gioco sono molto 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 basse, addirittura a volte vediamo i due sci che si staccano da terra, ok? Perché? Perché la fase di carico è stata molto molto intensa, lo sci ha subito un'accelerazione notevole, il che non vuol dire che aumenta di velocità, ma sicuramente un'accelerazione centripeta molto notevole che sbalza fuori proprio fisicamente lo sciatore, lo proietta fuori dalla curva e vediamo che addirittura a volte queste forze causano il distacco degli sci dal terreno, ok? Quindi una sciata di più alto livello ha una fase breve di carico e molto intensa, cioè una fase dove le forze compaiono molto in fretta e durano poco e sono forze molto intense, e una fase lunga della curva
dove ci sono poche forze in gioco e lo sciatore fluttua verso la curva successiva. In uno sciatore di livello più basso queste fasi sono più sfumate, quindi la fase di carico sarà più lunga e con meno carico, e la fase di float sarà più corta e con più carico. Ok, queste due fasi non sono molto differenziate. Ora, se noi dal punto di vista tattico andiamo a ricercare questo, ovviamente con le giuste indicazioni per riuscire a farlo, sicuramente avremo un'arma in più per andare a cercare di eseguire un gesto tecnico migliore, perché diciamo che abbiamo bene in testa il risultato che dobbiamo ottenere. Ora andiamo ad analizzare la sciata di Andrea, andiamo a cercare di capire il perché lui non riesce a deformare lo sci, o almeno a deformarlo in modo evidente. E per essere proprio ortodossi prendiamo i quattro movimenti dello sci italiano: alto-basso, antero-posteriore, laterale e rotazionale. E andiamo a vedere Andrea come esegue questi movimenti o come non li esegue. Partiamo dal laterale. Sicuramente Andrea fa delle belle pieghe. Quello che non riesce a fare Andrea è stare sullo sci esterno. Perché? Perché lui va giù con tutto il corpo senza alcun tipo di angolazione di ginocchia bacino, e quindi appunto fa fatica a caricare l'esterno, il peso è sempre un po' troppo ripartito sui due sci, e quindi ovviamente se noi togliamo carico dall'esterno abbiamo detto che è quello proprio che non vogliamo fare. E qui devo dire che gli esercizi di Mauro sono molto molto efficaci, come vedremo Andrea è cambiato molto soprattutto da questo punto di vista, e devo dire grazie proprio agli esercizi di Mauro. Veniamo ai movimenti alto-basso, che servono a cosa? A caricare e scaricare gli sci, soprattutto a dare più carico o meno carico agli sci, a modulare il carico sullo sci. Cosa molto importante, perché? Perché noi vogliamo aumentare il carico sugli sci in fase di curva e diminuire il carico sugli sci in fase di float. Quindi se io riesco a estendere e distendere le gambe, quindi a fare questi movimenti alto-basso, nei giusti momenti della curva, io riuscirò proprio a ottenere questo maggior carico quando serve e minor carico quando non serve. Andrea questi movimenti li fa veramente molto poco, lo faceva anche sui pattini ci stiamo lavorando, e come vedremo ci abbiamo lavorato anche in questi 5 giorni ottenendo anche qui dei discreti risultati. Veniamo ai movimenti rotazionali. Andrea, come avete visto anche nei video sui pattini, va un po' in rotazione con le spalle, cioè alle spalle che si disallineano rispetto alle anche e ai piedi, perché va a cercare un po' la curva con questi movimenti eccessivi di rotazione nel senso della curva. Qui per lavorarci sostanzialmente bisogna disciplinare la parte alta e far funzionare meglio la parte bassa. Questo, se vogliamo, è da un certo punto di vista l'aspetto più semplice da mettere a posto, ma se non si agisce sotto, agendo solo sopra, si otterranno comunque dei risultati abbastanza scarsi. Ultimo movimento, l'antero posteriore, devo dire bestia nera per tantissimi sciatori, tantissimi proprio non riescono a capire che cosa significa venire avanti. Qui devo dire ci abbiamo lavorato con un mio esercizio molto semplice, conosciuto da tutti, battere le mani dietro in fase di cambio, che fa capire molto bene che cosa significa venire avanti, anche qua devo dire con discreta soddisfazione. Andiamo quindi sul campo a vedere che cosa è successo. Vi faccio vedere dei video dal primo giorno all'ultimo giorno. Devo dire, il primo giorno Andrea sciava piuttosto peggio rispetto all'anno scorso, ma bisogna capire che il ghiacciaio è un ambiente piuttosto ostile e molto diverso rispetto a quello che possiamo trovare in inverno. Quindi il video che avete visto prima era sulla neve farinosa, poi era questo inverno all'inizio della stagione, quindi ha nevicato tantissimo, proprio condizioni ideali. Quando siamo arrivati sul ghiacciaio c'era neve gessosa, difficilissima da capire, perché da un lato era abbastanza morbida, dall'altro era scivolosa. Quindi mettergli sci sugli spigoli era veramente difficile. Dopo 6 mesi che non aveva gli sci ai piedi è stato un po' demoralizzante, devo dire, il primo giorno. Il secondo giorno era molto meglio la neve, poi abbiamo iniziato a lavorare dal punto di vista tecnico. Il primo giorno sostanzialmente non abbiamo fatto quasi niente, perché volevo fare solo dei video dopo il riscaldamento per capire il punto di partenza. Poi dal secondo giorno in poi abbiamo lavorato i primi giorni soprattutto sugli esercizi, con gli esercizi di Mauro, quindi soprattutto con gli esercizi per mettere a posto l'angolazione di bacino. Come vedete c'è una bella differenza, secondo giorno, terzo giorno, vedete questo atteggiamento con
le spalle e il bacino più parallele al pendio e questo sci esterno che riesce a essere più coperto dalla spalla esterna. Mancano ancora, ovviamente, soprattutto vedete il secondo terzo giorno, mancano completamente ancora i movimenti alto-basso e i movimenti anteroposteriore, che invece siamo andati a inserire il quarto e quinto giorno. Ecco, qui voglio farvi vedere, voglio soffermarmi un po' sugli ultimi, sul quarto e quinto giorno, sui video che abbiamo fatto il quarto e il quinto giorno. Vedete che la dinamica di curva è cambiata moltissimo. Vedete che la fase di float è più lunga, lui riesce a fare più strade, intanto chiude di più le curve. E vedete che l'accelerazione a fine curva, non sempre, ma quando gli viene bene, è molto evidente. Vedete questi sci che passano sotto il corpo in modo molto più dinamico, e questo grazie al fatto che si riesce a portare più avanti e soprattutto perché ha introdotto i movimenti alto-basso che gli consentono di caricare molto di più lo sci. Vedete, in alcuni video si vede bene anche le virgole che lascia in terra, che sono molto più chiuse, soprattutto in chiusura curva, rispetto a prima, e quindi in alcune sequenze che gli sono venute particolarmente bene, vedete che questa dinamica di curva nuova, molto più energica se vogliamo, gli causa dei problemi, perché questo movimento alto-basso, se non gestito bene, a volte lo destabilizza. Questa risposta dello sci così violenta, così più energica rispetto a prima, spesso fa fatica a gestirla e quindi viene un po' sbalzato via dallo sci. Questa è una cosa assolutamente positiva, perché ovviamente una sciata più di alto livello comporta appunto accelerazioni maggiori che è più difficile gestire dal punto di vista dell'equilibrio. Quindi è assolutamente normale che all'inizio magari due curve ti vengono bene, due o tre curve ti vengono bene, come per esempio in questo video era partito veramente bene con due o tre curve belle dinamiche, è arrivata la quarta e il pendio aumentava anche un po' di pendenza e non c'è stato più dentro, okay? E quindi ha dovuto fare una curva sbandata. Che dire in conclusione? Io sono piuttosto soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto, non vedo l'ora che inizi la prossima stagione per mettere in pratica tutte le cose che ho imparato e per inserire il pacchetto di esercizi nel mio metodo d'allenamento e farlo diventare sempre più efficace. Credo debba essere soddisfatto anche Andrea, il suo timore in realtà era quello alla prossima stagione di non ritrovare immediatamente le stesse sensazioni, sicuramente non le ritroverà, però gli ho detto di stare tranquillo, l'importante nella prossima stagione è non andare a sciare così a caso, ma ripercorrere esattamente lo stesso percorso che abbiamo fatto con gli stessi esercizi, perché da qualche parte nella sua testa queste sensazioni nuove ci sono, deve solamente rievocarle il prima possibile e continuare ad esercitarsi, continuare a provarle fino a che non diventeranno belle stabili, non verranno incorporate nel suo programma motorio. Direi che anche per questo video è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, noi ci vediamo alla prossima, mi raccomando come al solito, casco in testa ben allacciato e gas aperto, sempre.